Salve a tutti amanti di anime e manga e ben ritrovati. Lo so che sembra un miracolo, ma questo video è nuovamente una recensione. Vorrei approfittare di questo piccolo spazio introduttivo per dirvi una cosa. Ho notato con dispiacere che quando recensisco un anime meno famoso, il video ha meno visualizzazioni rispetto a quando recensisco un anime famoso. Ragazzi, lo scopo di questi video è cercare di farvi conoscere opere che, secondo la mia personale opinione, sono degne di essere guardate. Se evitate di guardare video che parlano di opere meno famose, l'esistenza del canale perde di significato. A che serve far pubblicità a qualcosa che è già famoso? Mi rivolgo a te, l'iscritto che guardi soltanto i video dei titoli più famosi. Butta un occhio ai video che parlano di titoli che non conosci. Potresti trovare qualcosa di figo. Tanto la parte senza spoiler dura pochi minuti. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。L'opera di cui parliamo questa volta si intitola Charlotte, anime ideato dal famoso Jun Maeda. Chi? Jun Maeda è il fondatore della Key, software house creatrice di visual novel, che ha dato alla luce opere come Canon, Air, Clannad e Angel Beats. Charlotte è stato prodotto per celebrare i suoi 15 anni. Però non si tratta di una visual novel successivamente trasposta ad anime, ma di un'opera nata direttamente come anime. Il character design è stato realizzato da Naga, altro personaggio di rilievo della Key, lo stesso che ha lavorato al chara design di Angel Beats. Dell'animazione dei 13 episodi della serie si è occupato lo studio PA Works, lo stesso che si era occupato anche di Angel Beats. Dall'anime sono stati tratti due manga. Uno che ripercorre la stessa storia dell'anime, mentre l'altro in formato Yonkoma con personaggi in versione chibi. Ma come mai questa premessa così obesa? Perché quest'anime ha ricevuto una quantità spropositata sia di lodi che di critiche. Ovviamente, vista la fama dello zio Maeda, gli amanti della software house si aspettavano un'opera superlativa, così come era stato ad esempio per Clannad. Visto che invece di tirare fuori un capolavoro, Maeda ha tirato fuori un'opera soltanto molto buona, la gente è rimasta delusa. Matasaka Yu è quello che chiunque potrebbe definire uno studente modello, intelligente e di bell'aspetto. Nessuno però è a conoscenza del suo segreto. Egli infatti possiede il potere di prendere possesso del corpo di un'altra persona per 5 secondi. Yu sfrutta questa abilità per fare praticamente tutto quello che gli passa per la testa, a cominciare dal prendere possesso delle ragazze per alzare la gonna dell'ignara amica, oppure fare in modo che i bulli si pestino a vicenda. L'uso principale che Yu fa di questa abilità è però quello di impossessarsi dei propri compagni di classe e copiare spudoratamente ad ogni esame. Per una volta ci troviamo davanti ad un protagonista particolarmente realistico, un perfetto egoista che sfrutterà la sua abilità per mandare un camion contro la ragazza che gli piace, soltanto per salvarla e far colpo su di lei. Ma la vita del nostro diabolico protagonista verrà stravolta dalla comparsa della bellissima Nao, presidentessa del consiglio studentesco di un'altra scuola, che dopo averlo beccato in pieno a copiare, lo pesterà per bene e gli rivelerà che lui non è il solo a possedere i poteri. Come lui, ci sono infatti altri ragazzi che hanno sviluppato delle abilità. E il compito di Nao è quello di riunire queste persone nella sua scuola per tenerle al sicuro. Yu verrà quindi costretto da Nao a cambiare scuola e ad aiutarla a trovare altre persone dotate di poteri come membro del consiglio studentesco. Passiamo a parlare del lato tecnico. Quest'anime gode a mio parere di un comparto grafico assolutamente ottimo. Il chara design è veramente bello, ho apprezzato moltissimo Nao, Yusa e Misa, ma soprattutto mi ha colpito positivamente il design di Yu nell'episodio finale, che non vi mostrerò per evitare spoiler. Però vi posso dire che non ho potuto fare a meno di pensare, cavolo, sei proprio un figo. Per quanto riguarda le animazioni, sono molto fluide e curate, ma comunque non esagerate, ho visto di molto meglio. Passiamo ora al comparto audio. Jun Maeda ha curato anche questo aspetto dell'opera, creando una colonna sonora veramente molto bella. Su tutte ho veramente apprezzato la ending, intitolata Yake Ochinai Tsubasa. Degna di nota è anche la opening, intitolata Bravely You, e cantata da Lia, la stessa di My Soul Your Beats, la opening di Angel Beats.
Charlotte è un'opera veramente degna di nota, che parte in modo ottimo pur avendo degli episodi iniziali un pochino lenti. Quello di cui tutti si sono lamentati è il finale, ma di questo è meglio parlarne nella sezione spoiler. L'unico commento spoiler free che vi do è che magari nel manga potrebbero renderlo meno frettoloso, sarebbe figo. Per concludere, posso dire che a differenza di altre persone che hanno recensito quest'opera sconsigliandola, io ve la consiglio vivamente. Pur avendo qualche difetto, è assolutamente godibile e per niente da buttare. Prima di lasciarci, come di consueto, vi consiglio il fansub da cui scaricare la serie. Charlotte è stato egregiamente sottotitolato dal gruppo Shinsekai, conosciuto come SSK. L'unico difetto è che anche qui mancano le traduzioni delle sigle. Con questo la recensione si conclude. Invito chiunque non abbia ancora guardato la serie a farlo e a tornare ad ascoltare la parte spoiler. Come al solito vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Per chi rimane invece ci risentiamo tra poco. Da questo momento in poi parlerò dell'opera a ruota libera, sbattendomene altamente degli spoiler. Quindi, se non volete essere spoilerati, scappate come se aveste Gasai 1 alle calcagna. Se volete inserire un commento con spoiler sotto al video, scrivete spoiler, mandate a capo 10 volte e poi mettete il commento. Così la parte spoilerosa verrà nascosta. Ma attenti, perché se non lo fate sarò io a mandare Yuno a casa vostra. Allora, eccoci qui con la parte spoiler. Come ho fatto ultimamente nelle ultime recensioni, sto cercando sempre di impegnarmi a farlo, e ve lo dico già sempre, ma vabbè, lo ripetiamo. Sto registrando questo pezzo di video prima di scrivere tutta la recensione, di far tutto, perché voglio avere la memoria fresca su tutti gli avvenimenti, su tutte le cose relativi alla serie, e così da non dire cavolate o comunque non dimenticarmi delle cose. Infatti ho finito di guardare la serie ieri sera rispetto al momento in cui sto registrando. Allora, prima di iniziare a fare questo video, mi sono andato a cercare su internet un po' di recensioni, / critiche, perché avevo anche, prima di vedere l'anime, avevo visto che molti dicevano che era molto bello, altri dicevano che faceva schifo, come al solito ovviamente, quando c'è una serie un po' famosa, un po' importante, è sempre così. C'è chi dice che fa schifo, c'è chi dice che è bellissima, come al solito. Questa volta però, guardando le critiche, devo dire che ne ho trovate molte con un senso, alcune senza un minimo di senso logico, come al solito, perché la gente deve criticare per forza e quando non trova qualcosa da criticare, spara a caso. Quindi partiamo con le critiche sparate a caso. La trama non ha senso, c'è gente che ho letto in giro, la trama non ha senso, non è vero. Semplicemente non è vero. E i personaggi non sono caratterizzati e sono piatti. Non è vero. In quest'anime c'è uno dei pochi personaggi maschili veramente caratterizzato e con una crescita fatta bene. Quindi non capisco questa cosa. E infatti è proprio da questo che la mia scaletta era partita. Ossia il fatto che mi è piaciuto molto il personaggio di Yu, proprio perché ha questa evoluzione molto, a mio parere, ben fatta, nel senso che lui è, al contrario di praticamente tutti i protagonisti maschili di tutti gli anime, che sono sempre gentili, altruisti, che fanno di tutto per aiutare il prossimo, a prescindere anche magari se uno è cattivo e fino a un attimo fa ti ha, non lo so, fatto di tutto, il protagonista comunque lo deve difendere, succede qualcosa, queste cose qui. Questo protagonista invece è più uno stronzo, soprattutto all'inizio, perché lui ha questo potere di poter entrare per 5 secondi nel corpo di un'altra persona, no? E lui che cosa fa ovviamente? Non lo usa per fare del bene, ma lo usa per i cazzi suoi. Perché soprattutto nel primo episodio, proprio all'inizio, si vede che c'è lui che si impossessa magari di una ragazza per strada e alza la gonna all'amica per guardarle sotto la gonna, oppure, che ne so, c'è uno che l'aveva fatto incazzare o che l'aveva preso in giro, robe del genere, allora lui prende il possesso dell'amico stronzo del gruppo di bulli e li fa in modo che si pestino vicenda, cose così. Che comunque questa la farei anch'io, secondo me, se coglioni avessi la possibilità di farlo, sarebbe epico.
E poi lo usa anche, soprattutto, per copiare a scuola, cioè prende possesso del corpo di un altro bravo e copia, legge le risposte e le scrive sul suo compito, quindi per avere voti alti lui ha sempre solo barato. E quindi è un personaggio abbastanza egoista e questa cosa rimane comunque, fino alla fine, lui rimane sempre questo suo lato egoista, che lui fa le cose per se stesso. Poi, parliamo di Nao, un attimo. Allora, lo sapete che io ormai mi conoscete, che sono uno che si affeziona abbastanza facilmente ai personaggi, soprattutto quelli femminili, e come è stato per Kaori in Shigatsu, Nao mi è piaciuto un sacco, veramente. E a parte, vabbè, il design, che è proprio bella, secondo me, esteticamente, veramente tanto. E poi mi piace il suo carattere, cioè è un po' strano, a volte ha avuto un po' delle reazioni strane, che secondo me forse hanno un po' esagerato lì, ad esempio quando Yu le dice che andrà a portare la cantante, la compositrice e cantante preferita del fratello, che è uscito di testa, lui gliela andrà a portare per vedere se magari sentendo la sua voce così si poteva riprendere, se poteva succedere qualcosa, lei dice, ah boh, ok, come dire, non gliene frega niente. Le cose sono due: o hanno voluto estremizzare questo suo carattere così un po' distaccato, anzi molto distaccato, oppure, cosa che forse ha più senso, lei non pensava minimamente che portare la cantante lì dal fratello sarebbe servito a qualcosa. Probabilmente lei pensava, boh sì, fallo, tanto non serve a niente. E infatti poi quando dopo lui scopre che, quando poi lui comincia a riprendersi, lei comunque lo ringrazia, è contenta, non è che comunque ci sta. Secondo me è più per quello, lei era molto pessimista, nel senso, sì fallo, tanto non servirà a niente. E comunque, poi allora passiamo a qualche altra critica che ho visto. Molti hanno detto che la trama è stata un po' gestita male, nel senso, la parte iniziale è un po' lenta, poi succedono un sacco di cose, poi c'è di nuovo una parte un attimino più calma, poi succede di tutto alla fine. E effettivamente è vero, però il fatto che sia stata gestita così non mi è sembrato che abbia rovinato molto la trama, nel senso, tutto si capisce, il senso fila. Non ho visto nessuna forzatura, troppo forzata, tranne nell'ultimo episodio, ma ne parliamo dopo. E boh, è vero che l'inizio è un po' lento, però deve anche farti conoscere i personaggi, farti affezionare i personaggi, aggiungerti, presentarti anche il personaggio di Yusa, che tra l'altro la sua controparte, ossia la sorella Misa, è geniale e mi ha fatto scassare da ridere. Che è troppo bello vedere come Yusa sia tutta carina e gentile. Quando prende possesso Misa del suo corpo è una scorbutica maschiaccio che pesta tutti ed è... Fa ridere semplicemente, fa ridere, è bello come personaggio, secondo me è ben riuscito. E ci sta che anche lei abbia avuto la sua risoluzione verso la fine, quando Yul dice a Yusa di andare dai genitori, ecco, in questo modo Misa si fa vedere e in un certo senso dà l'addio ai genitori prima di andarsene, perché poi Yule prenderà il potere, quindi Misa praticamente scompare. Anzi, avevo addirittura pensato, ho detto, non è che adesso Misa prende possesso poi del corpo di Yu dopo, invece no, non succede. Però vabbè. E quindi secondo me ci sta il fatto che all'inizio sia un po' più lento, ma che dopo sia diventato più veloce, perché comunque all'inizio ti presentano, poi succedono le big cose dopo. E l'unica cosa è il finale comunque, perché è stato tirato tantissimo. Ma andiamo un attimo in ordine. Un'altra critica che ho sentito è che la confessione d'amore è una delle più brutte mai viste in un anime. Visto e letto in altre recensioni, ho visto comunque in altri video recensioni, ma secondo me invece no, perché è vero che è una confessione d'amore completamente diversa da tutte le confessioni d'amore che si vedono negli anime, ma
ci sta, cioè è carino proprio per quello, perché non è la solita confessione d'amore che è uguale in tutti gli anime. C'è lui che dice, eh sì, io tornerò da te perché tu mi piaci. E lei, ma come? Nel senso che ti sei innamorato di me? Lui, sì, perché mi sono innamorato di te. E lei, ma io non ho fatto niente per farti innamorare di me. Cose del genere. E ci sta perché è in linea con il carattere dei personaggi. E quindi è carino per quello, perché da Nao non ti aspetteresti mai un... lui che dice ti amo e lei che fa tipo... Oh mio Dio, sì, anch'io ti ho sempre amato. No, ma non lo direbbe mai, come il suo personaggio non lo direbbe mai. Quindi la reazione che ha avuto è esattamente in linea con il suo carattere. E per questo motivo mi è piaciuta. Anzi, mi ha fatto pure sorridere quando l'ho vista. Ho detto, madonna, sei due deficienti. Perché ci sta proprio. E comunque tu, da spettatore, avevi già capito che lui si era innamorato di lei. Anche se lui stesso non l'aveva capito, però... si era capito da quando lei lo aiuta dopo che muore la sorella, che lei l'ha sempre seguito e poi lui finalmente si riprende. Un'altra cosa che non è piaciuta alla gente, o almeno così ho visto, così ho letto, è ad esempio la gag della salsa speciale. Che ho letto, sì, perché è sempre ripetuta la gag, cioè sempre la stessa, che palle, già non faceva ridere la prima volta, però la continuano a rifare. Non è che la continuano a rifare, se la tradizione della famiglia sua è che mettono quella salsa in tutti i cibi che fa, è ovvio che ogni volta che mangiano ci sarà quella salsa che a lui non piace e boh, è semplicemente ti fa vedere che a lui non piace, ma non è che deve far ridere. E così, punto. E in più ha un senso perché sia quando lui perde la sorella, Nao gli prepara proprio quella usando la ricetta della madre e gli fa ricordare la sorella e in qualche modo lo aiuta a riprendersi, sia alla fine quando la sorella, che riesce ad essere salvata, gli prepara di nuovo quello stesso piatto, lui è contento e lo sente buono anche se non gli piace, perché dice, eh sì, è perché è l'affetto del tuo familiare. E quindi ci sta, secondo me, non è una gag messa così a caso tanto per, ha un senso con la trama e quindi è fatta bene, secondo me. Magari uno si può lamentare del personaggio di Tojiro che si teletrasporta, cioè che non si teletrasporta in realtà, che si spara contro le cose perché non riesce a fermarsi. Però anche quello mi ha fatto ridere, perché comunque è bello vedere come tutti quelli del consiglio hanno dei poteri che sono sì dei poteri, ma sono castrati, sono stupidi. Lei che diventa invisibile, ma solo rispetto al suo obiettivo. Lui che si prende possesso delle persone, ma solo per 5 secondi. Questo tizio, Tojiro, che sì, può andare super veloce, ma non riesce a fermarsi, quindi si fa schiantare, si fa male ogni volta. Sono carini. Quell'altro che deve vedere i... che vede i poteri ma solo se è fradicio, che poi non è vero che è solo se è fradicio, è lui che si bagna perché per una cagata detta col fratello di Yu, però comunque è castrato anche il suo, perché lui non sceglie dove vedere le persone ma le sente a un certo momento così casualmente, e questa è una gag in realtà, perché non è vero che tutti i poteri sono castrati, anche perché il potere vero di Yu non è per niente castrato, anzi è fortissimo, ossia quello di prendere il potere dalle altre persone. Mi ha ricordato un po' Sylar di Heroes, solo che Sylar li uccide, però vabbè. E poi anche i poteri che lui recupera in giro non sono castrati, perché poi lui man mano quando va in giro per il mondo ne prende un casino, diventa overpower ad un livello incredibile. E quindi parliamo appunto dell'ultimo episodio. Lui decide di partire e di prendere tutti i poteri di tutti, perché quando ripasserà la cometa ridarà i poteri di nuovo alle persone grazie a quella polvere, però allora vanno fatto quel vaccino, quindi se lui riesce a togliere tutti i poteri di tutte le persone e nel frattempo tutte le persone vengono vaccinate, nessuno può più avere i poteri. Il fatto è che lui parte per fare questo viaggio all'episodio 13, cioè fine dell'episodio 12 lui dice io parto, all'episodio 13 è in giro. Allora sarebbe stato non figo, di più, se mi avessero fatto una serie da 24 episodi dove lui parte all'episodio 13 e va avanti
Magari neanche l'episodio 13. Facciamo l'episodio 15-16. Magari potevano rallentare un pochino tutto, in generale. Farlo arrivare tipo all'episodio 15-16, dove lui parte, magari con Nao che dice vengo con te perché sì, e gli insieme si facevano gli ultimi 10 episodi di loro che devono fare questa cosa. Dove magari, che ne so, aveva un potenziale incredibile, perché lui a forza di raccogliere poteri comincia a perdere i ricordi, diventa instabile, tipo acquisisce il potere di non aver bisogno di dormire, acquisisce il potere di poter vedere su una cartina dove sono gli altri, acquisisce il potere di curarsi, di fermare gli oggetti, di avere uno scudo, di volare. Quello ce l'aveva già dall'inizio, perché c'è un episodio all'inizio dove ruba il potere di volare. Quindi diventa sempre più forte, ma instabile mentalmente. E quindi sarebbe stato figo vedere come magari c'era Nao che cercava di farlo rimanere in sé. Chissà cosa poteva succedere, no? Sarebbe stato molto figo. Invece c'è lui che comunque, anche se si dimentica, ha quel foglio, quel blocchetto con le frasi che gli permettono, diciamo, di, anche se non ha memoria, lui ci tiene a questo foglio e non sa neanche lui più perché, ma è importante per lui. Perché è il foglio che aveva fatto Nao per lui, appunto. Ed è per questo che è importante. Però lui non riesce più a ricordarlo. E quella cosa ci sta comunque. L'unico difetto è che, appunto, tutta questa roba che aveva un grande potenziale è stata compressa nell'ultimo episodio. Dove la prima parte è anche carina, perché comunque è fatta abbastanza bene. Nonostante sia tutto compresso, non è fatto male. Cioè, si capisce bene, non è campato proprio per aria. Poi, l'ultimo potere, ad esempio, ho visto anche in un'altra recensione dove diceva l'ultimo potere, il più importante, è il coraggio. No, cosa l'ultimo, il più importante? Non dice da nessuna parte che è il più importante. Se l'avete guardato da un fansub che inventa le cazzate e non segue quello che c'è scritto vero, non dovete lamentarvi con l'anime. Se per caso hanno scritto che era il più importante, è una baccata che si sono inventati i fansub, qualche fansub scrauso da dove l'avete guardato. L'ultimo potere non è il più importante, semplicemente lui ha fatto il giro e l'ultimo potere che ha beccato era il coraggio. Difatti dice, oh, ma guarda, proprio l'ultimo potere che mi mancava è il coraggio. E glielo ruba. Infatti lei è super cazzuta, che difende la ragazzina, difende Yu, perché un tizio da dietro gli spara con una balestra. Ecco, quello lì più o meno, forse con tutti i poteri che ha rubato, impossibile che lui non potesse accorgersi che ci fosse qualcuno dietro di lui. Vabbè, diciamo che ci può stare più o meno, perché è vero che lui ha rubato chissà quanti poteri, ma chissà quanti sono completamente inutili magari. E comunque lui era mezzo morto, cioè non si reggeva quasi più in piedi, aveva il bastone difatti. E quindi poi infatti lui gli ruba il potere, lei poi è tutta impaurita e lui gli dice boh, puoi andare, vai pure, non... E boh, quello ci sta. Il fatto è che non ha senso che siano arrivati poi loro con un elicottero a salvarlo, perché... Cioè, io ero lì che dicevo, no, non puoi morire dopo aver finito e basta, no, non puoi morire. E quindi quando ho visto l'elicottero ho detto, ah boh, lo fanno che lo salvano. Però non ha senso, come hanno fatto loro a trovarlo? Non potevano trovarlo. E quindi, boh, quella è un po' una... è forse la peggior forzatura di tutto l'anime, quella scena lì. E boh, questo è praticamente... tutto quello che devo dirvi. Ah no, stavo dimenticando una cosa. Anzi, due cose. Vabbè, non è in ordine, ma che cazzo se ne frega. Tanto se siete qua nella sezione spoiler, vuol dire che l'anime l'avete visto tutto. Quindi anche se salto un po' avanti e indietro, non è che muore qualcuno. Allora, quando stavo guardando l'anime, era abbastanza tranquillo in realtà. Non mi aspettavo niente di così catastrofico. Perché, boh, non è che avessi chissà quali aspettative, né... pensassi, ah, è stato fatto da quella persona, allora probabilmente sarà una storia fatta così. Perché sì, ho pensato, il creatore che ha fatto anche Angel Beats, che ha fatto anche le robe tipo Clannad e tutte quella serie lì, diciamo, faceva parte della Key. E quindi sono tutte quelle cose, tutti quegli anime che di solito ti fanno piangere. E quindi ci stava il fatto che sarebbe successo qualcosa di triste. Ma già dall'inizio che si vede il fratello di Nao che è ridotto così, già quella è una cosa abbastanza pesante. Ma comunque, non mi aspettavo assolutamente la morte della sorellina di Yu.
A dire la verità, quando ho visto l'episodio in cui lei scatena il suo potere, crolla tutto e si vede lei che cade tra le rocce, ho detto, magari non muore, però per come è fatta la scena, per come sta cadendo in mezzo alle rocce in quel modo, non può sopravvivere. E infatti non sopravvive, però comunque ci sono rimasto di merda, perché ho detto, ma no, poverina, lei non aveva fatto niente di male, era... Cioè, sì, ok, è il tipo di personaggio che molti prendono in odio perché è la classica tizia super energica, super... che non sta mai ferma, che è tutta energica e così, e quindi molti la prendono in odio. Però, boh, a me non dava particolarmente fastidio, a me questo tipo di personaggi non danno particolarmente fastidio, quindi ci sono rimasto male quando è morta, e allora tipo, no, ma poveretta. E poi dopo, quando ancora c'è l'altro colpo di scena, ovvero che... si scopre che il fratello può viaggiare nel tempo, che tipo lui va al concerto, proprio la parte in cui lui va al concerto e fa tipo quel... riprende la sua memoria, fa tutto quel sogno dove ti catapulta completamente da un'altra parte, tu dici, ma che cazzo? E poi, cioè, è stato fatto bene secondo me, perché, cioè, sei in un ambito, lui ha questo... si sente male e fa tipo questo viaggio in cui ricorda tutto quello che aveva... di cui aveva perso la memoria, che era stata cancellata, anzi neanche che era stata cancellata, perché non è memoria che è stata cancellata, ma l'altra linea temporale, non si sa come lui riesce a vedere l'altra linea temporale prima che il fratello tornasse indietro nel tempo. L'ultima cosa di cui volevo parlare, oltre alla quanto ci sia rimasto male per la morte della sorellina, che poveretta, infatti poi ero contento quando è riuscito a salvarla, anche se sono rimasto un po' tipo, ma dai, al primo colpo ce l'hai fatta. L'altro poveraccio ha perso la vista, tu in un colpo sei riuscito a tornare indietro e l'hai salvata subito. Vabbè, forse non avevano più tempo, sennò io gli avrei fatto rifare almeno un paio di tentativi. E comunque, perché quando ci sono i doppi temporali in questo, fatti in questo modo, c'è sempre una marea di tentativi, basta guardare Steins Gate. Comunque, l'ultima cosa di cui volevo parlarvi è il fatto che lui a un certo punto trova il potere, mentre che sta cercando i poteri di tutti, trova il potere di curare, e tristemente, perché comunque la ragazza che lo usa fa del bene agli altri, glielo porta via e dice, potrei con questo potere potrei curare il mio occhio e tornare indietro nel tempo e rifare tutto da capo e salvare tutti, ma non lo fa. Perché non lo fa? Molti hanno sentito dire, poteva far quello ma non lo fa, che cazzo, è una stronzata. In parte lo è, ma non secondo me non completamente, perché lui ha sempre barato. Il protagonista viene presentato come uno che usa il suo potere per fregare tutti. Copia, imbroglia, manda un tir quasi contro una ragazza per far colpo su di lei, perché prende possesso dell'autista, gli manda il tir contro e poi la salva, lui buttandoci, sì, soltanto per far colpo su di lei. Tra l'altro poi stronzo ancora di più quando tipo sta scappando da Nao all'inizio, gli dice, la prende per mano, corri, la strattona, la fa cadere e neanche l'aiuta, se ne scappa. Sei proprio stronzo, all'inizio è proprio stronzo. Infatti ha detto, minchia che protagonista stronzo, però è diverso dal solito, e quindi ci stava. E comunque, quindi lui stava davanti allo specchio e dice, posso curarmi e tornare indietro e rifare tutto da capo. Però lì è ancora l'inizio, quindi non ha dimenticato Nao, e dice, no, non posso, ho già giocato troppo con la natura, ho già alterato troppo la natura, e anzi, ho già alterato troppo il flusso naturale delle cose, tornando indietro, salvando la sorella, riportandola in vita, bla 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 bla. Quindi basta, voglio mantenere la mia promessa che ho fatto a Nao. E quindi secondo me ci sta, perché lui, da che all'inizio se ne sbatteva il cazzo di tutto e faceva tutto quello che voleva e se ne fregava di qualunque tipo di regola e barava in ogni cosa possibile e immaginabile, adesso invece decide che non deve più barare, ma deve mantenere la promessa che ha fatto a Nao, e quindi non barerà, tra virgolette, tornando indietro nel tempo e rifacendo tutto da capo. E secondo me questa cosa ci può stare, cioè sì, lui avrebbe anche potuto farlo, però a dove sarebbe tornato? Sarebbe tornato prima della morte del tizio, quello lì, che il tizio con i capelli lunghi, quello che salva Nao? Oppure sarebbe tornato molto prima? Non si sa. Cosa, cioè, buh. E poi comunque anche volendo non avrebbero avuto il tempo con un episodio per farlo, e quindi
è stato meglio così, perché avrebbero dovuto fare appunto una serie da 24, secondo me. Dovrebbero dovuto ampliare molto di più la parte finale. E quindi boh, detto questo, a me l'anime comunque, nonostante questi difetti, queste cose, queste tirature, è piaciuto molto. Non ci avevo neanche tanto, cioè io quando guardo queste cose non ho l'occhio così critico da dire no, però questa cosa no, però quest'altra no, però non lo posso accettare. No, io quando guardo un anime, un qualcosa, lo prendo per quello che è. A me è piaciuto, nel suo insieme è piaciuto, mi è piaciuto molto come sono i personaggi, mi è piaciuta in generale l'incipit della trama e anche come si è evoluta. Tranne appunto questa parte finale, mi è piaciuto un sacco il car design e il comparto tecnico in generale. E boh, e quindi devo dire che per me l'anime è promosso, io ve lo consiglio. Ad esempio un'altra recensione ho sentito, sì, queste cose, però non ve lo consiglio. Come non me lo consigli? Guardatelo! Per me ha avuto questi difetti, ma non è assolutamente un anime che merita di essere guardato, secondo me. Comunque... concludo qui questa parte spoiler, come al solito è durata una vita. Vi ringrazio per aver guardato, spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento e noi ci sentiamo ad un prossimo video o una prossima recensione. Ciao ciao!